alle ricette di Casa Cavalli. Oggi prepariamo una ricetta tipica francese, il gâteau di patate. Vediamo la grafica. Gâteau di patate per 6 persone. 1 kg di patate. 80 g di parmigiano reggiano grattugiato. 100 g di mozzarella. 100 g di scamorza affumicata. 2 uova. 2 cucchiai di pangrattato. 6 riccioli di burro. 100 g di pancetta d'alini, sale, pepe e noce moscata. Per prima cosa andiamo a schiacciare le patate che abbiamo già lessato in abbondante acqua salata con il trucco che vi ho già insegnato, ovvero quello di schiacciarle con la buccia, visto che la buccia si toglierà. Vedete? Scende solamente la patata schiacciata e la buccia e rimane qua, eccola qua. La vado a togliere, guardate, perfetto, e sono pronto per schiacciare un'altra patata. Abbiamo schiacciato tutte le patate, ora vado a tagliare 100 g di scamorza affumicata, guardate, di questa dimensione. E la mozzarella 100 grammi, anche la mozzarella. Prima a fettine. E poi a dadini. Della stessa dimensione della scamorza. Ora che abbiamo tagliato i dadini e anche la mozzarella, andiamo ad aggiungere alle patate schiacciate 50 g di parmigiano, non tutto. I 30 g che restano ce li lasciamo per dopo. Per aggiungere un po' di sale. Una grattugiata di pepe, un pizzico di noce moscata e 2 uova. E vado ad amalgamare tutto. Ora che abbiamo amalgamato, andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti, ovvero mozzarella tagliata a dadini, scamorza tagliata a dadini, 100 g di mozzarella, 100 g di scamorza e 100 g di pancetta. E andiamo ad amalgamare. Ecco il nostro composto, con cui andremo a formare il gâteau. Abbiamo già imburrato una pirofila, ora andiamo a cospargere con 2 cucchiai di pangrattato. Abbiamo cosparso di pangrattato la pirofila, abbiamo anche messo dentro il composto che poi andiamo a cuocere. Ora vado a coprirlo con i 30 g che avanzavano prima di parmigiano reggiano grattugiato. Questo servirà per fare una bella crosticina sul nostro gâteau, per dargli un po' di croccantezza. Ok? Ora ci vado a mettere anche del burro, che è un po' ammorbidito. Ok. Perfetto. Ora andiamo a mettere in forno, già riscaldato a 180 gradi,
li lasciamo cuocere 15 minuti a 180 gradi. Poi, dopo 15 minuti, alziamo la temperatura a 200 gradi e lo lasciamo cuocere ancora per 15 minuti. Questo è il nostro gratto di patate. Gli ultimi 5 minuti della sua cottura abbiamo acceso la funzione grill. Ora lo andiamo a piattare. Lo vado a tagliare. Vedete che si è formata una bella crosticina. Ecco qua che bello. Vado a mettere al centro del piatto e ci farò grattugiare la scamorza affumicata, la stessa che abbiamo messo dentro al gatto. Ecco qua. Questo è il nostro gatto impiattato con una grattugiata di scamorza affumicata. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima video ricetta.